Ciao a tutti ragazzi, Oda Beggi e bentornati su EFC. In questo video parleremo del quinto episodio dell'undicesima stagione di Doctor Who. Ma prima vi ricordo che per coinvolgere più persone possibili potete condividere il video e assolutamente ragazzi iscrivervi al canale volendo anche tramite il box lì in basso. Ora non vi resta che mettervi comodi, birra alla mano e sigla. Abbiamo visto Detsuranga Conundrum, il quinto episodio dell'undicesima stagione di Doctor Who. Ragazzi, abbiamo appena lasciato le vie di Lucca dopo qualche giorno passati in fiera, alla più bella fiera d'Italia dedicata al comics. Esatto. E siamo ritornati. Ah, pensavo tristi, sì. Siamo ovviamente molto tristi perché ragazzi, davvero, sempre magica, sempre magica. Una volta l'anno e dura veramente troppo poco, non ti rendi conto del tempo che passa così velocemente in quei momenti. Ci vorrebbe un TARDIS per tornare indietro, ma in realtà noi il TARDIS l'abbiamo visto, in realtà non l'abbiamo visto perché è di nuovo sparito, c'è tempo di recuperarlo. Bon, perso. Abbiamo di nuovo perso. Ma siamo finiti su un'altra nave. Siamo finiti su una nave ospedale diretta verso un pianeta dove appunto è una struttura proprio ospedaliera. Il nostro dottore si è fatto di nuovo trovare un po' impreparato perché si è fatto cogliere di sorpresa da una mina sonica che ha scombussolato un po' la situazione, ma per fortuna siamo tutti salvi, anche se poteva essere una buona occasione per perderne uno, ma vabbè, neanche stavolta. Il riferimento è puramente casuale. Non faccio né nomi né cognomi, ma combinazione, siamo tutti salvi e neanche una mina sonica è riuscita a far separarsi da alcuni dei nostri membri. Fatto sta che si trova un attimo spaesato il dottore, senza tardi, ha questa paura intrinseca di perderla, chissà come mai, perché si è trovata, cioè il dottore si è trovato in passato più volte in situazioni critiche, anche col TARDIS se vogliamo fuori controllo, ma non è mai stata così in ansia. Difatti, si vede che ha paura di non averne ancora totalmente il controllo, perché io non riesco ancora a capirla. Mi ha stupito e abbastanza sinceramente in questo episodio, perché all'inizio quando riprende conoscenza, comincia a capire cosa sta succedendo, e comunque tutto l'episodio l'accompagna un dolore perché appunto l'hanno aiutata, certo, per riprendersi. Però questa reazione esagerata che ha avuto nei confronti del pilota e capo della infatti navetta. È servito lui per rimetterla in quadro, di stai agendo da egoista, e lei appena si trovava ha detto che cazzo sto facendo, perché non mi comporto così di solito. Mi ha stupito parecchio questo suo comportamento, non me lo aspettavo assolutamente, perché non l'abbiamo mai visto comunque in queste condizioni. Soprattutto anche il fatto che appunto il TARDIS le manca e appunto probabilmente ha una sorta proprio di paura perché non ha il controllo ancora, oppure non si sente ancora stata accettata dal TARDIS. Non lo so, mi ha un po' stupito e un po' scombussolato questa situazione, e infatti sono un po' preoccupato, però alla fine si è ripresa subito. Si è ripresa abbastanza e ha preso anche in mano la redini della situazione. E io vorrei farvi notare una cosa ragazzi, la mia paura più grande si è avverata, ovvero abbiamo lasciato la fine dell'episodio dello scorso video in cui dicevo vorrei che fossero tutti ben utilizzati. Io voglio farvi notare, andate a controllare, perché così per 16 minuti dell'episodio Yaz e Ryan non dicono una parola. 16 minuti dell'episodio non si praticamente ne vedono e ne dicono un cazzo. Solo Graham ha fatto qualcosina. In realtà in questo episodio subito all'inizio vediamo tanto il dottore, però Graham almeno ha fatto qualcosina. Gli altri due spariti fino a quel punto dell'episodio. Quindi se per 15 minuti non fanno niente, capisci che la mia paura del fatto che siano un po' la palla al piede prende sempre più il sopravvento, senza contare che Ryan in questo episodio è stato veramente inutile. Cioè, ok, è poi servito a fare questa sottotrama di lui il padre, riavvicinare i rapporti, essere utile al nuovo padre di questo nuovo bambino per non far fare l'errore del padre, sì, ma dai. Ah vabbè, ci è servito ma tutta roba, un po' della sua storia. Ma poi oltretutto sempre il solito cazzo di cliché del protagonista con genitori morti per rendercelo più empatico, no? Cioè per farcelo apprezzare di più, basta. Abbiamo capito che ha perso la madre, adesso ha perso la nonna, il padre lontano, però non è che devi ripetercelo ogni due minuti dell'episodio, ogni episodio, capisci? Secondo me quello che stanno facendo loro è sì tenerlo un po' da parte, ma perché vogliono presentare un po' il personaggio, prepararti a quello che magari succederà in un secondo momento.
Perché questo episodio per Ryan è servito esclusivamente per raccontarci un pezzo della sua storia. Abbiamo visto che per rivalutare il padre, sì, ok. Voilà. È arrivato, grazie al parto di questo episodio, alla riflessione di riuscire a capire quello che il padre ha provato a suo tempo, no? Perché lui è stato abbandonato dal padre. Si è medesimato, va bene, però capisci che ci sono modi di rendere queste cose molto più sottili e meno spiattellate in faccia di come è stato questo episodio. Questo episodio è stato un po' esagerato. Questo episodio, cioè, proprio è come se volessero, bastava che mettere un cartello lì sotto: vogliamo farvi diventare tristi per Ryan e per la sua vita. Cioè, era proprio una cosa messa lì in piedi. Invece Yas è stata attiva, ha partecipato alla battaglia, si è resa utile con il nuovo animaletto che è stato un po' la causa di tutti i problemi della puntata. Mi è piaciuta di più. Ryan continua a stare nel suo limbo. Secondo me potevano farlo crescere come personaggio in maniera più silenziosa, meno evidente, perché me lo faceva apprezzare di più sicuramente. Non lo so, adesso stanno facendo un percorso un po' lento con questi due personaggi. Non so se... Non riesco bene a capire il motivo, sinceramente. Però non mi hanno dato fastidio a Ryan. L'unica cosa che mi ha dato fastidio di questo episodio è ovviamente il finale, quando fanno partorire sto tizio, cioè il bambino. Il Graham lo guarda e gli dà: ehi, cioè da fighetto, cioè questo Ryan mi stai proprio sui coglioni. Capisci perché non riesco a sopportarlo. No, ma poi non è che ha fatto finta di non averlo visto e si è girato dalla, gli ha detto tipo no. Ma perché? No, poi a parte tutto, veramente non gli dai ancora dopo tutto questo, non gli dai. Io non quello infatti è l'unica cosa che non riesco a perdonare a questo personaggio, cioè non si può fare così. A meno che, io ti giuro, ho voluto riflettere su questa cosa e fino a perché non ne trovo un senso, e alla fine sono andato a pensare che magari da parte degli sceneggiatori magari solo più una cosa tipo per far ridere, tipo non si fa tra giovani e vecchi, non so come spiegarti, non che non lo voglia fare perché non gli vuole bene, però l'hanno resa veramente male se la volevano intendere così, perché per come passa all'occhio di noi spettatori, e che non vuole condividere, non riesco proprio a capirla questa scelta, anche perché lo ha guardato col sorrisetto e gli ha detto no, ma tipo... Ma appunto, non vorrei che magari vogliono farlo passare come per dire una cosa da giovani, non lo faccio con un anziano, no? Sì, però cioè, ti dico, dobbiamo veramente dobbiamo veramente sforzarci tanto per farcela passare così, perché sembra proprio che invece Ryan è il solito picciu che non vuole, che vuole stare sulle sue e non coinvolgere Graham, che Graham anche in questo caso sempre top, impeccabile. Infatti, non perde un colpo. Non mi sentirete mai dire niente di contro questo personaggio, perché lo adoro all'infinito, è troppo bello, è impeccabile, cioè, quando tipo ha fatto la scena alla quindi siamo spacciati. Bene, è vero, con il dottore, che figo. Quindi, e poi subito è reattivo, capisci, tipo, quindi praticamente mangerà la nostra nave. Bene. Non so se è meglio o peggio, comunque, sì, questo personaggio regala grandissime soddisfazioni. Regge, penso, metà del lavoro con il dottore, cioè davvero, se una volta il tutto era quasi incentrato sul dottore, adesso questo personaggio, cacchio, lo accompagna veramente in una maniera allucinante. Graham, sei un personaggio fighissimo, continuerò a ripeterlo per tutti gli episodi, perché tanto speriamo continui a non deludermi. Speriamo che non muoia, perché sennò mi toglierebbe una parte di me. Ormai Graham è diventato insostituibile, quindi speriamo che non lo facciano mollare il tiro, che non lo mettano da parte in favore dei personaggi più giovani, perché sarebbe un delitto, soprattutto per questi personaggi giovani, perché vabbè, Yas è ancora salvato. Ryan, ragazzi, non lo voglio più vedere, se continua così non lo voglio più vedere. Non lo so, probabilmente io spero che stia un po' sbocciando questo personaggio. Tu sei sempre troppo ottimista. Sono ottimista verso questo personaggio, non lo so il perché, secondo me avrà qualcosa per noi in serbo. Che bello però invece il nostro animaletto mangia energia, Ting. Il Pting, che ho trovato realizzato davvero molto bene. Si è visto che, te l'avevo detto, che c'è stato un aumento di budget, perché adesso anche questi animaletti che una volta sembravano molto più pupazzosi, invece sì, sì, adesso era molto più fluida l'animazione. Mi è piaciuto veramente tanto, e è bella come alla fine il dottore sia riuscito a cacciarlo senza danneggiarlo, ma anzi nutrendolo, no? Scoprendo sì, sì, poi sì, che appunto si nutriva di energia, ha salvato la situazione e in più ha dato da mangiare, cacciandolo via, ma saziandolo per l'energia. L'espressione soddisfatta sul volto del Ting dopo che è esplosa la bomba era una cosa incredibile. Ha detto vabbè, molto molto bello questo, in teoria villain, ma non era un villain, nel senso sì, era cattivo per quello che stava succedendo, era solo però un intoppo sul percorso, via. Molto bello, mi è piaciuto anche a me. Mi è spiaciuto un po' che l'abbiamo buttato via quasi. Spero di rincontrarlo, anche
Penso di sì, penso che abbiamo probabilità di rincontrare questo piccolo esserino, che non abbiamo capito da dove arriva. Però. Lui è in giro per il mondo. È in giro per l'universo. Lui viaggia. Essere vivente un po' particolare. Tanto non respira, non gli frega il cavolo del. Gli basta che mangi energia per sopravvivere. È in giro, lui viaggia. dove c'è grossa energia, lui va. Quello che un po' stanno cercando di fare, ed è evidente, proprio anche in questo caso c'è un cartello grosso così quasi in ogni episodio, è rimarcare il potere femminile, che non è una cosa necessariamente negativa, io sono d'accordissimo e Jodie si sta comprando benissimo, ma forse anche qui, come per Ryan, che stanno cercando in tutti i modi di farci mettere in empatia con lui, anche qui hanno continuato a mettere sul piatto il potere femminile, nel senso che la nuova generale, questa donna che è super conosciuta, infatti anche il dottore la conosce, eccetera, l'hanno messa insieme, però secondo me è stato troppo messo lì apposta, non so come spiegarmi, a me non dà fastidio, però sembra quasi che vogliono inculcarci dei messaggi. I messaggi sono belli quando arrivano in modo più o meno naturale, invece qua sembra che tutte le volte sia forzata la cosa, no? Forse questo è... c'è da dire che la regia è passata in mano a nuovi scrittori, quindi magari ci stanno ancora un attimo prendendo la mano. C'è più il Moffat della situazione, che ormai sapeva come destreggiarsi tra questi meandri, ma ripeto, non è una cosa negativa, ma forse l'ho vista un po' come troppo inculcata, no? Vogliono troppo spiattellarcela davanti. Che adesso che me l'hai fatto, io non l'avevo notata sinceramente come cosa, ma effettivamente se ci ragionate, negli ultimi episodi vogliono far passare a tutti i costi che poi appunto ci sta, perché storicamente la donna più passa il secondo piano, eccetera, la stessa scelta del dottore donna è stato un portare quest'aria fresca all'interno del franchise, e va bene. Ripeto, non sono in disaccordo, forse però potevano farlo in maniera un po' meno sgamata, ecco, questa è l'unica cosa che voglio dire. È vero, no. Effettivamente negli ultimi episodi le supereroine, oltre al dottore, cioè quelli che ci davano una mano sulla Terra solitamente erano ragazze. Non che sia un problema, assolutamente, però non avevo pensato a questa cosa. No, è proprio stata, è come per le questioni di Ryan, che vogliono tutti i costi proprio con i lampeggianti, con le luci puntate, anche qui ce li stanno proprio spiattellando così come se fosse una cosa forzata, e forse per chi scrive, cioè nel senso è il metodo di chi sta scrivendo gli episodi, e forse magari appunto io ci ho fatto caso e quindi adesso ci faccio più caso, non lo so. Secondo me andrebbe fatto con un po' più di brillantezza, con meno forzatura, ecco, solo questo, era un'ipotesi, non so, magari invece l'ho visto solo io, ma come al solito col commento potete assolutamente dirci se siete in accordo o in disaccordo con quello che diciamo, e soprattutto andare a creare questa discussione, che è la parte fondamentale di ogni video. Assolutamente ragazzi, come sapete siamo qui per questo, per creare un contatto e per scambiarci le idee. Inoltre, se non l'avete ancora fatto, ricordatevi di iscrivervi al canale, che è fondamentale, oltre al fatto che facciamo episodio per episodio, per rimanere collegati con tutte le altre produzioni. Come sempre in descrizione ragazzi troverete i link che vi porteranno i nostri canali social, in modo che possiate seguirci qualunque cosa facciamo. A me non resta adesso che darvi appuntamento al sesto episodio e al prossimo video qui su VFCine. Un saluto da Oda. Un saluto da Beggy.